Muy buenas tardes. Señor Matteo Renzi, presidente del Consejo de Ministros de Italia. Doctor Arturo Fernández, rector del ITAM. Señor Alejandro Bayer, miembro de la Junta de Gobierno del ITAM. Señor Alessandro Busacca, embajador de Italia en México. Señores miembros de la comitiva del primer ministro. Buonasera, signori. Bienvenuti all'ITAM. Estimados alumnos, profesores y miembros de la comunidad universitaria del ITAM, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia magistral que engalana a nuestra institución. A nombre de la comunidad de estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico Autónomo de México, le doy la más cordial bienvenida al señor primer ministro Matteo Renzi. La presencia del primer ministro en esta tarde en el ITAM nos honra y nos halaga. Italia es sin duda uno de los países más importantes de Europa y del mundo por su política, por su economía y por el gran dinamismo de su sociedad. Agradecemos también a la Embajada Italiana en México por su invaluable apoyo para hacer este evento posible. Matteo Renzi es el primer ministro más joven desde la unificación italiana en 1861. Antes de ejercer el cargo de primer ministro de esta gran nación, en febrero de 2014, Matteo Renzi fue alcalde de Florencia de 2009 a 2014 y desde 2013 es el secretario general del Partido Democrático Italiano. Como primer ministro se ha distinguido por su notable trabajo en reformas estructurales en el ámbito laboral, electoral y más reciente constitucional. Su reforma electoral, Italicum, es considerada una pieza fundamental para dotar a Italia de estabilidad política con base en la formación de mayorías. El primer ministro Renzi también se ha distinguido por una amplia agenda de reforma económica, que ha logrado modernizar el gobierno y las empresas del Estado. Desde hace más de dos décadas, el ITAM ha sido líder en el estudio de Europa y su relación con nuestro país. Desde el año 2000, el Instituto de Estudios de la Integración Europea del ITAM ha ofrecido, bajo el liderazgo del profesor Stefan Sverro, diversos programas educativos de posgrado para aquellos interesados en temas relacionados a la integración y en general a los estudios europeos. El ITAM también cuenta con el primer y único centro de documentación oficial de la Unión Europea en México. En nuestro instituto estamos conscientes de la necesidad de actualizar constantemente a los estudiantes sobre temas globales y regionales. Por ello, hemos contado literalmente con centenas de cursos sobre la Unión Europea y otras regiones del mundo. La cooperación entre el ITAM y las universidades italianas siempre ha estado presente. Son muchos los estudiantes del ITAM que se han beneficiado de programas de intercambio entre nuestras instituciones y muchos los estudiantes italianos que han venido al ITAM. De manera muy especial menciono el intercambio por muchos años con la Universidad Luigi Bocconi de Milán. Nuestros esfuerzos de internacionalización se han fortalecido recientemente con el establecimiento del programa de doble grado entre el ITAM y la Universidad de Génova para la maestría en Derechos Humanos. La Unión Europea es el segundo socio económico de México y desde hace 15 años mantenemos un acuerdo no solo de libre comercio, sino también de cooperación y diálogo político. En los próximos meses, dicho acuerdo será renegociado. Por eso es de gran relevancia estar en comunicación con los miembros de la Unión. El año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita a Roma para consolidar la relación estratégica entre nuestros países. Estoy convencido que la visita del primer ministro Renzi evidencia la afectuosa relación entre nuestros países y que desean seguir fomentando en el futuro. Primer ministro Matteo Renzi, sea usted muy bienvenido a México y bienvenido al ITAM. Señores y señores, el presidente del Consejo de Ministros de Italia. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes, e ho finito le parole in spagnolo. Posso aggiungere un gracias, grazie per questo invito, grazie per questa occasione. Vi domanderete, ma perché il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo di un Governo, il Primo Ministro, prova a distruggere il pomeriggio a dei poveri studenti, a delle povere studentesse che magari avevano voglia di fare tutt'altro a quest'ora?
E perché soprattutto questo avviene? Grazie alla collaborazione delle autorità dell'ITAM all'interno di una visita, quella in Messico, davvero molto breve, solo un giorno. Perché cercare un incontro all'università? Credo di essere molto esplicito, di dover essere molto esplicito con voi. Perché voi siete la cosa più importante che ha un paese. E non perché siete il futuro, siete già il presente, ma perché rappresentate in un paese ricco di storia come il Messico la possibilità, la speranza di prendere questa storia e portarla nel domani. È la stessa identica cosa che accade in Italia. Ecco perché con l'ambasciatore abbiamo scelto di avere questo momento di incontro che in realtà ho cercato in questi anni di avere un po' dappertutto, dalla Sorbona ad Harvard, da Georgetown a Stanford, da Berlino a Buenos Aires, da Nairobi a Santiago del Cile, partendo dall'università più antica, che è quella di Bologna in Italia. Abbiamo cercato di incontrare le università perché siamo convinti che nel rapporto istituzionale tra i paesi, sì, siano importanti gli aspetti economici, sia fondamentale l'aspetto culturale, sia giusto scambiarsi le considerazioni sulle riforme strutturali, i cambi della pubblica amministrazione, le modifiche del sistema fiscale, ma quello che caratterizza un paese è il suo sistema universitario. Anche perché noi siamo di fronte a una sfida. Il mondo fuori da qui vuole farci vivere nella paura di ciò che è diverso, nella paura dell'altro. Vale in questo momento nella mia e nostra Europa. L'Europa vive una stagione difficile. L'Europa, chi di voi studia politica internazionale, scienze politiche, chi studia le grandi trasformazioni in questo momento in corso in Europa, si rende conto che l'Europa è attraversata da una grande stagione di paura. È la paura del terrorismo islamico, sì, ma è anche la paura di ciò che semplicemente è diverso. Non so quanti di voi hanno seguito le terribili immagini di vostri coetanei che hanno perso la vita in attentati a Bruxelles qualche settimana fa, prima ancora a Parigi, al Bataclan, in un teatro, ragazzi che stavano ascoltando musica, oppure ragazzi che stavano in una terrazza di un ristorante, o ancora persone che stavano nei pressi di uno stadio. Luoghi quotidiani, la guerra, il terrorismo, chiamerei il terrorismo più che guerra, è entrata esattamente nei luoghi della quotidianità. E allora è comprensibile che gli europei abbiano paura. Ma noi dobbiamo essere più forti della paura. Dobbiamo esserlo in Europa. I terroristi che attaccano la nostra quotidianità vogliono la nostra morte. Quando non riescono a ottenerla, si accontentano di farci vivere nella preoccupazione, nella paura. Vogliono chiuderci in casa, vogliono blindarci, vogliono evitare che noi possiamo frequentare la piazza, il luogo dell'incontro, quello che i greci chiamavano l'agorà. Vogliono evitare che si possano avere occasioni di convivenza normale. Dunque vogliono la nostra paura. Noi dobbiamo rispondere con il nostro coraggio, con il nostro entusiasmo, con la nostra energia. E contemporaneamente dobbiamo dirci che non è un caso che in molte realtà si cerchino di colpire luoghi di cultura, musei, teatri e anche università o scuole, perché è esattamente il simbolo di quello che vogliono colpire. Questi terroristi in Europa non sono terroristi che vengono da fuori. Non so quanti di voi hanno seguito sui giornali, ma sono terroristi che sono nati e cresciuti in Europa. Sono stati educati nelle scuole europee.
sono cresciuti a giocare a calcio o a pallavolo nelle palestre e nei campi da calcio europei, nelle periferie europee, a Bruxelles, come a Parigi, come in Inghilterra. Dunque, vi rendete conto che la più grande sfida è quella educativa e culturale? Ecco perché in una visita all'estero io parto dalle università, perché è il luogo del futuro, ma è il luogo anche della sfida del presente. Ed è il luogo nel quale dire il coraggio è più forte della paura. Vale anche nelle Americhe. Non entro in dinamiche di politica internazionale, e in particolar modo di politica di altri paesi, ma anche in queste ore alcune campagne elettorali sono incentrate sulla paura e sulla demagogia. E voi ne sapete qualcosa, perché anche nella campagna elettorale americana degli Stati Uniti d'America qualcuno sta immaginando di dipingere il vostro straordinario popolo con parole sbagliate e fuori luogo. Qualcuno che immagina di poter continuare a costruire i muri, quando oggi il nostro tempo, la nostra cultura, la nostra società ha bisogno di costruire ponti, non muri. Io sono stato sindaco, la ringrazio per averlo detto, in una meravigliosa città del mondo che si chiama Firenze. Una città in cui il passato fa venire le vertigini, fa venire i brividi, fa venire la pelle d'oca, ma in cui c'è stato un grande sindaco, qualche decennio prima di me, che si chiamava Giorgio La Pira, che utilizzava proprio questa espressione, abbattere i muri, costruire i ponti. Lui si riferiva al Mediterraneo, si riferiva alla Guerra Fredda, ma vale ancora oggi, in una cornice, quella americana, dove qualcuno vorrebbe farci credere che è la paura il sentimento dominante. Ecco perché è fondamentale stare dentro le università. E voi, in un paese importante come il Messico, in una delle realtà culturali più rilevanti del mondo, in una delle economie che compongono il G20, con il vostro presidente Enrique Peña Nieto, siamo colleghi al tavolo del G20, voi avete una grande possibilità e anche una grande responsabilità. Vi raccontano che il mondo è il mondo della paura, ma se guardate gli ultimi 20 anni vi rendete conto che il mondo è il mondo delle opportunità. Pensate a come è cambiata la vita negli ultimi 20-25 anni. Voi magari non eravate ancora nati 25 anni fa. Ma 25 anni fa, se io avessi preso un telefonino, un telefono cellulare, non avrei avuto questo telefono cellulare. Intanto sarebbe stato molto più pesante. Poi avrebbe fatto una cosa semplice, avrebbe telefonato. Oggi il telefonino non serve più soltanto per telefonare. Oggi il telefonino è lo strumento con il quale essere collegati col mondo. Un ragazzo di 20 anni oggi ha potenzialmente accesso a più informazioni di quelle a cui aveva accesso 25 anni fa il presidente degli Stati Uniti d'America. Naturalmente deve saperle decifrare, naturalmente deve avere i codici di accesso, naturalmente deve essere in condizioni di decifrare in questo grande universo di dati e di big data ciò che è rilevante e ciò che non è. Ma la trasformazione ha portato questo strumento ad essere uno strumento che ti consente di conoscere tutto, o quasi, almeno in teoria. È lo strumento con il quale andiamo su Facebook, chiediamo l'amicizia su Facebook, poi talvolta ci dimentichiamo di praticare l'amicizia con quello accanto, ma questa è un'altra storia. È però il mondo della connessione costante, pensateci. Negli ultimi 25 anni, anzi più correttamente negli ultimi 10, su internet, nel grande mondo di internet, la cosa più straordinariamente grande ed efficace sono stati i social media, quegli strumenti che consentono di avere una relazione, che ci impongono di avere una relazione.
Poi dobbiamo stare attenti perché i social media non sono tutta la realtà, ma è interessante come principio. E questo strumento oggi è lo strumento che sostituisce quello che noi utilizzavamo quando a scuola o all'università ci andavo io, che era lo Walkman. Oggi se vedessi passare uno con lo Walkman sembrerebbe di stare dentro al Ritorno al Futuro o a un film di questo genere. È la musica, sono le foto, banalmente i video. Qualche anno fa, nel 2007, Time, la copertina americana, e il giornale americano, mise come uomo dell'anno, per l'unica volta nella sua storia, non un personaggio, ma una sorta di specchio, con scritto You. L'uomo dell'anno del 2007 sei tu. Perché? Perché gli strumenti di comunicazione ti consentiranno di essere sempre più protagonista, capace di fare video, capace di fare foto, capace di raccontare. È cambiato totalmente il mondo in questi 25 anni. Ho fatto l'esempio di un telefonino. Potrei dirvi che se 10 anni fa ci avessero raccontato che le grandi aziende dei telefonini 10 anni fa erano Nokia e Motorola, nel giro di 10 anni sarebbero praticamente, non dico fallite, ma andate molto in difficoltà. Nessuno avrebbe creduto a questo. E invece in 10 anni, grazie in particolar modo al genio di Steve Jobs, ma non soltanto a lui, si è rovesciato un modello di business. Presidente del Consiglio, ma cosa ci vuoi dire? Voglio dirvi che questo tempo è un tempo carico di opportunità, non di paure, di possibilità. È un tempo nel quale chi vuole può inseguire i propri sogni, può meritare i propri sogni. Bisogna però avere consapevolezza da dove partiamo. Partiamo dal Messico, partiamo dall'Italia, due paesi che sono straordinariamente simili. Sono reduce dall'incontro con il vostro presidente al Palazzo Presidenziale e la prima cosa banale che vedevamo è che abbiamo non soltanto gli stessi colori della bandiera, ma una bandiera molto simile. Vuol dire qualcosa? Diciamo la verità, no, assolutamente niente, è un caso. Ma abbiamo simile il gusto per la bellezza, la voglia di vivere la vita con allegria, la gioia di vivere, il gusto di condividere la bellezza di un pranzo, di una cena, del mangiare insieme. Essere companiero, essere compagni, viene dall'espressione latina cum più panis, colui che divide il pane, che condivide il pane, che condivide cioè la gioia di vivere. Pranzare per noi non è soltanto recuperare energie o ingurgitare roba di qualità, è condividere un'esperienza. Condividiamo la passione per il design, per l'architettura. Trovo nello stile di vita messicano tante similitudini con quello italiano. Però abbiamo anche un problema, voi come noi. Questo passato, il nostro passato, ci schiaccia. Il nostro passato è talmente grande che ha bisogno di essere rinfrescato, che ha bisogno di donne e uomini che non si accontentino di essere frequentatori di musei, ma abbiano voglia di essere pionieri di laboratori, che non si limitino ad essere custodi delle ceneri, ma che ravvivino il fuoco ogni giorno. Questo naturalmente è un discorso che non riguarda soltanto gli studenti. Ci sono circa 1.400 imprese italiane che stanno investendo in Messico. La riforma energetica apre degli spazi di grandissimo rilievo e importanza per alcune aziende grandi, ma anche per piccole e medie imprese. C'è la possibilità di un lavoro comune nei settori economici con grande scambio di successi e del resto in questi ultimi anni il Messico si è fatto ottimo interprete della nuova fase, anche grazie a una posizione geografica, ma vorrei dire politica e culturale di cerniera, appunto di ponte. Ma quello che per me è fondamentale è sottolineare come questo aspetto
cammini sulle gambe delle ragazze e dei ragazzi di oggi. Sono stato molto criticato quando, dopo gli attentati di Parigi e di Bruxelles, ho proposto una legge nel nostro paese, una legge che poi è passata. E che dice, ve la faccio breve, più o meno questo: per combattere l'insicurezza, la criminalità e il terrorismo, occorre investire in cultura. Voi capite che chi mi ha guardato con gli occhi strabuzzanti aveva ragione. Voi immaginate i talk show, voi immaginate le trasmissioni televisive, voi immaginate il dibattito in Parlamento. Ci sono dei morti. C'è la paura, la preoccupazione. Ci sono le immagini cruente. È evidente che la prima reazione, quando uno sente dire per combattere il terrorismo occorre la cultura, uno guarda la televisione e dice: questo Presidente del Consiglio ci deve raccontare cosa ha fatto da piccolo, ha qualche problema, ha qualche difficoltà. Come può pensare di dirci questo? In realtà è evidente che di fronte a ciò che sta accadendo occorre anche una grandissima risposta militare, anche con strumenti innovativi. La cyber security è un aspetto molto interessante. Tecniche anche molto complicate, talvolta a rischio di ledere la privacy, possono essere discusse. La tecnica di riconoscimento facciale, il mappare e in qualche modo taggare i potenziali spostamenti dei terroristi o dei presunti terroristi, lo spazio di intervento nelle nuove tecnologie per i militari, tutte cose vere, è fondamentale. Ma noi abbiamo detto che per ciascun euro che investiamo in polizia vogliamo un euro investito nelle nostre periferie. Per ciascun investimento in armamenti vogliamo un investimento nei campi da calcetto, nei campi da tennis, nei luoghi di incontro delle nostre realtà più disagiate. E che per ogni investimento che viene fatto nella cultura di sicurezza, noi vogliamo mettere un investimento nella scommessa educativa. Per ogni telecamera che nelle nostre strade va a individuare il presunto colpevole, vogliamo che si apra il sipario di un teatro, che un videomaker abbia l'occasione di far crescere i propri sogni. Questo atteggiamento è esattamente ciò che serve oggi, a mio giudizio, in questo nostro difficile continente che è l'Europa. Ma se ci pensate, è ciò che viene richiesto a tutte e a tutti voi. Voi studiate economia e sarebbe interessante discutere insieme a voi se siano giuste o no alcune riforme che sono state fatte in questi anni. Mi piacerebbe sentire da voi cosa pensate delle riforme fatte dal vostro governo. Mi piacerebbe sentire da voi cosa pensate della politica economica del presidente Obama. Sta per finire il periodo di presidenza di Obama, 8 anni di presidenza. Quando Obama arrivò alla presidenza, tutti lo consideravano un innovatore in politica estera, perché parlava di multilateralismo e non di approccio unilaterale, ma l'America viveva a livello di politica interna la fase più difficile del suo dopoguerra. La percentuale di disoccupazione era terribilmente alta. Ha ottenuto dei risultati straordinari sul piano della politica economica interna, e mi piacerebbe discutere con voi, con chi di voi studia economia, se questi risultati vi sembrano soddisfacenti o no. In passato bastava avere buoni risultati economici per avere la rielezione negli Stati Uniti. Adesso il partito del presidente Obama avrà di fronte una campagna molto difficile, nonostante i buoni risultati economici. Perché? Perché cresce il gap tra chi guadagna tanto e chi guadagna poco, perché la classe media è alla fine, perché c'è la piena occupazione ma i salari sono ancora non troppo alti.
Allora mi piacerebbe discutere con voi di questo, di economia. Mi piacerebbe discutere con voi di economia europea. Non lo dite a nessuno, tanto non ci sono tanti giornalisti. Ma io penso che la direzione della politica economica europea sia sbagliata. Potete anche dirlo, tanto io l'ho già detto alla Merkel e a tutti gli altri. La politica economica europea è basata in questi anni soprattutto sull'austerity. E ha bloccato gli investimenti. Ora, non occorre essere sostenitori keynesiani per capire che in una fase di crisi gli investimenti pubblici e privati sono fondamentali per creare posti di lavoro e per rilanciare alcuni settori. Mi piacerebbe discutere con voi del rallentamento dell'economia mondiale, ma non è questo il motivo per cui sono qui. E non è neanche per parlare di diritto. Sì, l'Italia ha fatto molte riforme. Io sono entrato l'altro giorno in un gruppo di... avevo visto alcuni amici più giovani del mio partito, era una scuola di formazione dei ragazzi del mio partito, il Partito Democratico in Italia, e una persona mi ha detto che mi odia. Ho detto, vabbè, di solito sono molti più di uno, così che può andare bene. E mi ha detto che mi odia non per motivi politici, ma perché con tutte le riforme che l'Italia sta facendo, lei studia giurisprudenza, le sto cambiando tutti i libri di testo e tutti i programmi di esame. La riforma del mercato del lavoro, la riforma della Costituzione, la riforma del diritto amministrativo, la riforma del diritto fiscale. Ma quello che è importante, e sarebbe interessante discutere delle vostre riforme, di come sta cambiando il Messico, la questione educativa, la riforma fiscale. Ma non è neanche su questo che io credo sia chiamati a giocare voi un ruolo. Io penso proprio che il vostro ruolo sia quello di provare a cambiare l'approccio culturale dominante. Questo tempo è un tempo ricco di opportunità. Non cascateci quando vi vogliono far credere che le cose non vanno come dovrebbero andare. Si sta riducendo la fascia delle persone povere, ancora meno di quello che dovrebbero. Ma noi dobbiamo combattere la povertà perché è un grande obiettivo, e domani saremo a New York sull'agenda 2030 per ragionare di questi temi. Le energie rinnovabili possono essere uno straordinario strumento di modifica degli stili di vita. La possibilità del diritto alla conoscenza e dell'accesso all'informazione per tutti era inimmaginabile fino a pochi anni fa. E allora quello che vorrei proporvi, e chiudo su questo, è esattamente questo: essere capaci di avere uno sguardo positivo sulla realtà e ottimista. Ovviamente questo non significa che non ci siano problemi, anzi. Io me ne accorgo tutti i giorni nel mio paese. E prima di chiudere vorrei proprio portarvi l'esempio di una vicenda drammatica, che è quella dell'immigrazione. Anche voi ne sapete qualcosa. Ma il mio paese, l'Italia, lo avrete presente sulla carta geografica, è anche fisicamente, assomiglia a un ponte. A un ponte tra l'Europa e l'Africa. È circondato dal mare, e in mare abbiamo cercato di salvare negli ultimi anni migliaia di nostri fratelli e sorelle e piccoli bambini che, scappando dalla guerra, dalla dittatura, dalla fame, si sono purtroppo affidati a degli scafisti, schiavisti, terroristi che hanno lucrato sui passaggi navali e spesso li hanno accompagnati alla morte. Proprio in questi giorni stiamo intervenendo per raccogliere un barcone che è precipitato a fondo un anno fa, esattamente un anno fa. In questo barcone ci sono più di 700 persone che sono morte, molti sono bambini. È a molti metri di profondità. Ci hanno detto che non aveva senso raccogliere quei piccoli cadaveri, che era una spesa economica troppo grande, tanto ormai erano morti. Io penso che essere umani
E mantenersi umani significa avere quel grande valore per cui le nostre civiltà ci hanno educato, e cioè che si dà una sepoltura a chi è morto. Chi di voi ha studiato letteratura, magari letteratura antica, sa che la sepoltura del corpo è uno dei più importanti onori che vanno riconosciuti. Chi di voi ha letto, ha avuto modo di apprezzare l'Iliade, si rende conto di che cosa significa il dolore di un padre che va dal nemico e si inginocchia di fronte a lui per chiedere il corpo del figlio adorato. E allora, allo stesso modo, noi italiani, a nostre spese, senza chiedere altro all'Europa, stiamo andando a raccogliere quei piccoli corpi per poter dar loro una sepoltura. Non cambia niente alla loro vita, cambia molto la nostra vita. Rimanere umani di fronte all'esperienza dell'immigrazione, anche quando hai dei politici che ti urlano dietro le cose più inaudite, che ti urlano dietro le cose più squallide, è un compito, ma è anche molto difficile. È una impresa che tutti i giorni ci troviamo a dover fronteggiare. È per dirvi che l'ottimismo non nasce dalla mancanza di problemi. I problemi ci sono, vi ho detto quello dell'immigrazione, potrei dirvene molti altri. Quando fai il capo di un governo i problemi non mancano. Ma l'ottimismo nasce dal fatto che questi problemi possono essere affrontati e che questa generazione, la vostra generazione, ha una responsabilità storica, in Messico come in Italia, essere protagonista. Non accontentatevi di essere spettatori e non accontentatevi neanche di essere attori non protagonisti. Puntate al meglio. Sappiate essere capaci di vivere il vostro tempo per quello che il vostro tempo rappresenta, una gigantesca opportunità. Un vostro premio Nobel, il vostro premio Nobel, Octavio Paz, in Libertad bajo palabra ha scritto una frase che mi ha colpito molto. Merece lo que sueñas. Dobbiamo meritare i sogni che facciamo. Trovo che sia un'espressione molto bella e sia un'espressione che vale per noi politici. Abbiamo molti sogni. Abbiamo i sogni della nostra gente. Una volta Bono Vox, il leader degli U2, andò al congresso del partito laburista inglese, c'era Tony Blair e Gordon Brown, e gli disse: voi dal palco, voi avete una grande responsabilità, io sono una rock star, non ho responsabilità. In realtà, come sapete, Bono Vox la pensa diversamente. Ma voi siete i depositari dei sogni della gente. Anche i politici devono meritare i sogni, meritare ciò che sognano, ma lo dovete soprattutto fare voi. Ecco, il vostro tempo all'università è un tempo prezioso. In greco si sarebbe detto è un kairos, è un tempo opportuno, è un tempo propizio. È un tempo nel quale potete vivere, amarvi, sognare, studiare, approfondire. Essere curiosi, anche in questo caso è un'espressione che viene dal latino, cur, domandarsi il perché delle cose. Ma questo tempo opportuno è un tempo nel quale potete meritare i sogni che fate. E allora, da Presidente del Consiglio di un paese amico, di un paese fratello, di un paese che condivide i colori della bandiera e soprattutto i colori della gioia di vivere, io vorrei augurare a tutte e a tutti voi, giovani studenti di questa università, di essere protagonisti, di essere capaci di meritarvi i vostri sogni, di essere curiosi e soprattutto di sapere che la politica non è un mostro. La politica è la più alta forma di servizio. La politica è venire incontro alle esigenze delle persone. Non so se da grandi farete politica, ma so che nel fare politica servirete la vostra comunità se deciderete di farlo. Non il vostro interesse,
Meritatevi i sogni che fate e siate capaci di non credere al racconto stanco e un po' noioso di chi vi dice che questo tempo è il tempo della paura. La paura la devono avere loro. Il vostro è il tempo del coraggio. Gustatevelo e vivetelo. Primer ministro Renzi amablemente ha aceptado tomar dos preguntas de ustedes. ¿Se puede decir tu nombre, por favor? Grazie per questa domanda. È un tema molto grande dappertutto, in tutto il mondo. È un tema drammatico in questo momento dal paese più popoloso, la Cina, che come sai ha una battaglia durissima contro la corruzione, fino ai piccoli paesi dell'Africa. Parlo del Messico e dell'Italia. Noi abbiamo come governo il terzo atto che io ho fatto è firmare un decreto che dava una nuova istituzione che si chiama Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC. Non è un gran nome, però funziona. Meglio avere concretezza in questo caso e poca fantasia. Abbiamo chiamato un giudice che si chiama Raffaele Cantone, e che ha combattuto la camorra, la mafia, e gli abbiamo dato dei poteri di intervento molto duri contro la corruzione. Per esempio, lo scorso anno a Milano c'è stato un bellissimo evento che si chiama Expo. Il Messico aveva un padiglione fantastico. Qualcuno di voi era a Milano? No. Vabbè, lei è italiano, ho capito, non vale. Eri a Milano, hai visto il padiglione del Messico? Molto bello. E questo Expo, se non ci fosse stata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, non sarebbe stato potuto realizzarlo perché l'Expo aveva avuto molti scandali e molte condanne per corruzione. Dunque noi stiamo facendo questo lavoro difficile, abbiamo anche aumentato le pene, abbiamo fatto due cose. Messo pene più dure, però attenzione, messo anche regole più semplici. Può sembrarvi una contraddizione. Per combattere la corruzione è importante evitare di fare regole molto complicate con la burocrazia, perché poi alla fine con questo meccanismo quelli che vogliono rubare trovano il modo di farlo e i cittadini onesti si perdono. Allora, bene, per combattere la corruzione, regole più semplici, pene più dure, poi c'è un metodo infallibile, non rubare. Ma questo ancora non tutti l'hanno capito in Italia. Quanto al Messico, abbiamo firmato con l'ANAC un protocollo di collaborazione tra le vostre autorità e la nostra autorità nazionale. Il procuratore nazionale antimafia è venuto qua per discutere di lotta alla corruzione e anche contro i cartelli della droga e la criminalità, e il ministro della giustizia, e quando il ministro della giustizia è venuto qua in Messico ho scoperto che il ministro della giustizia è da 10 anni che ha una casa in Messico e che viene al mare in Messico e non me l'aveva mai detto, e quindi nella lotta contro la corruzione l'unica cosa che ho scoperto è che il ministro della giustizia italiana è un frequentatore delle coste messicane. Ma al di là delle battute, possiamo fare di più? Sì, però stiamo già facendo abbastanza. Noi in Italia siamo molto contenti della battaglia contro la corruzione.
E sono certo anche voi in Messico. Una ultima pregunta. Sì. Solo uomini. Una donna? No, lei non è una donna. Questa non è una mujer, me confondi, perdon. Noi abbiamo chiesto tre cose. Uno, investimenti in Africa. L'Africa è, per la popolazione che arriva in Italia, il maggior porto di partenza. Poi molti adesso partono dalla Libia perché c'è una situazione di difficoltà nel governo della Libia, ma il tema è l'Africa. Quindi abbiamo chiesto, con il Migration Compact, di intervenire su questo, anzi proprio oggi nel pomeriggio europeo il COREPER, il comitato degli ambasciatori, ha valutato positivamente la proposta del patto per la migrazione proposto dall'Italia, quindi questo è il primo tema. Lei però giustamente pone l'accento sul Medio Oriente, in particolar modo la Siria, non solo la Siria. Ecco, negli ultimi due settimane, un mese diciamo, vedo tregua in Siria, fatto positivo, tregua nello Yemen, che è un passaggio molto importante, non tanto sulla migrazione ma sull'area geografica. Lei sa che è un periodo molto complicato in quell'area, e poi l'accordo con l'Iran apre una stagione nuova e nuovo governo in Libia. Quindi per me il punto fondamentale è alla partenza, bloccare alla partenza con un'operazione di cooperazione internazionale. L'Italia nel G7 era diventata l'ultimo paese come numero di contributi alla cooperazione internazionale. Da quest'anno siamo diventati il sesto su sette, prossimo anno ospiteremo il G7 e voglio essere almeno il quarto, perché se devi essere coerente, se vuoi aiutarli, devi anche mettere i soldi. Prendiamo l'ultima pregunta, una donna, una studentessa. Non c'è. La mujer. Bene. Perfetto. Un altro uomo allora. Beh, lei non è una donna, va bene lo stesso. Ma lei parla benissimo italiano, perché? Dove? Firenze no? Solo Roma, Firenze no? Ah, bene. No, no, ma per me è uguale, certo. Di fatto è la Libia, non perché vengano dalla Libia, i libici sono circa 5 milioni, sono pochissimi i cittadini in Libia, ma perché la Libia è il punto di partenza delle comunità, delle persone più disperate che vengono o dal Corno d'Africa o dall'Africa occidentale, e che per arrivare in Libia rischiano di morire costantemente nel deserto. Cos'è accaduto? Chi di voi studia politica internazionale? Sulle mani. Lei poi? Quanti siete? Allora, vi posso dire che c'è stata un'intervista di Obama, non so se l'avete vista, cos'era, su Atlantic, credo, che è straordinaria. Leggetela se non l'avete ancora letta, è di due mesi fa. In questa intervista il Presidente degli Stati Uniti, credo per la prima volta nella storia, fa autocritica, ancora vigente il mandato, su un'operazione fatta, esattamente l'operazione del 2011 in Libia. Molto brevemente, nel 2011 la Libia era guidata da un dittatore, Gheddafi.
su pressione di due paesi europei, di cui non posso dire il nome, sono la Francia e l'Inghilterra, su pressione di questi due paesi, gli Stati Uniti ed altri hanno deciso di intervenire per rimuovere Gheddafi, che era un dittatore cruento e pericoloso, ma senza avere una strategia per il dopo. Obama, nell'intervista Atlantic, leggetela se potete, dice: ho sbagliato allora a cedere alle pressioni. È molto interessante questo giudizio. Perché? Perché in politica internazionale, in politica estera, non bisogna pensare soltanto al giorno dopo, ma alla strategia. Ci sono qui autorevoli militari che lo possono dire, ma vale per i politici. Se tu rimuovi un dittatore, ma non hai preparato il terreno dopo, accade quello che è accaduto in Libia, 5 anni di caos. Noi adesso stiamo lavorando perché il governo di al-Serraj, riconosciuto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia in grado di risolvere i problemi. Però quello che deve essere chiaro è che in questi anni la Libia è diventato il porto da cui sono partite tantissime navi della morte. C'è un racket vero e proprio. Quando l'autorità statale è forte, lo blocca. Era accaduto in Albania negli anni 90 nel rapporto con l'Italia, spero che accada in Africa adesso. Però, e finisco, ricordatevi sempre che è fondamentale la cooperazione internazionale. Se voi diventate Presidente della Repubblica, magari avrete sempre dei cittadini che dicono: ah, ma la cooperazione internazionale sono soldi buttati via. Sono soldi dati agli altri anziché a chi paga le tasse da noi. È fondamentale per un fatto di giustizia e di equità e anche perché è un investimento che torna utile. Se tu riesci a creare le condizioni perché l'Africa, che è un continente ricchissimo, ricchissimo, possa finalmente sfruttare le sue ricchezze, non avrai più questi ragazzi di 15, 16, 20 anni che si imbarcano sulle carrette della morte. E allora voglio lasciarvi con però un'immagine bella. Almeno una decina di bambini e bambine sono nate nelle navi italiane che hanno salvato delle donne incinta. Almeno una decina. Poi i nostri militari, la Marina Militare, la Guardia Costiera, inventa i nomi per questi bambini. Alcuni nomi italiani, poi gli cambiano il nome appena la mamma o il papà possono sceglierlo. Ma è bellissima questa storia, sono cose vere, accadute negli ultimi 2 anni. C'è un'immagine del Talmud che dice: chi salva la vita, chi salva una vita salva il mondo intero. A me piace pensare che quelle persone che hanno salvato quella vita, salvando quella donna incinta e facendola partorire in una nave della Marina Militare, in una nave della Guardia Costiera, abbiano contribuito a salvare il mondo intero. E a tutti e a tutti voi faccio lo stesso augurio con un gigantesco in bocca al lupo. Vi aspettiamo in Italia, non solo a Roma ma anche a Firenze, ma questo non lo posso dire perché non è diplomaticamente corretto. Ciao a tutti! Despedimos al Primer Ministro.